Questa unità didattica è dedicata al concetto di pianificazione all'indietro, in inglese means and analysis. Nella unità didattica precedente abbiamo visto come implementare un pianificatore in avanti. Abbiamo visto questo spazio degli stati, abbiamo sintetizzato il piano in sei mosse per muoversi dallo stato iniziale allo stato finale. Dall'esame dall di questo semplice spazio degli stati, però risulta anche abbastanza evidente che il pianificatore, se invece che muovere dallo stato iniziale verso uno stato finale in cui i gol sono soddisfatti, si fosse mosso al contrario, cioè avesse cercato uno stato in cui i gol erano soddisfatti e cercando di applicare a ritroso le azioni per arrivare a, a matchare, unificare, con un, in uno stato che corrisponde allo stato eh, iniziale, il, il percorso avrebbe avuto un branch factor più eh, relativamente più piccolo. In generale, effettivamente, può capitare eh, nei casi di pianificazione che pianificare all'indietro comporta un branch effector fa più basso. Per esempio, se ci mettiamo in questo contesto che ricorda eh, il, da vicino la, il, il movimento del robot esploratore che abbiamo visto in una sezione. In un'unità unità didattica precedente, eh, che un robot che dovrebbe muovere dalla locazione S alla locazione H, muovendosi in avanti, ha immediatamente due possibili scelte, una delle quali può portarlo in un vicolo cieco, muovendosi all'indietro, in all invece, non avrebbe questa eh, ambivalenza, e quindi avrebbe un branch effector 1 eh, durante tutto il percorso. E questo in realtà, se andiamo a vedere anche il caso che abbiamo visto poco fa, era vero anche, anche quel caso lì. Eh, muovendosi all'indietro il break chain factor del, della prima mossa è 1 anche della seconda mossa è 1 mentre invece andando in avanti abbiamo che dallo stato iniziale possiamo compiere una o due azioni anche nel secondo stato possiamo compiere una o due azioni senza tornare nello stato precedente e quindi eh, effettivamente vediamo che anche nel nostro esempio la pianificazione all'indietro sembra un, un, una pianificazione che ha un branch infector più, più piccolo. In generale, questo potrebbe essere vero, cioè quando dato un operatore, ehm, cioè dato uno stato, sono più gli operatori che possono essere eh, compiuti in quello stato che quelli che possono av aver prodotto quello stato lì, se eh, cioè, questo è vero in generale per il dominio di pianificazione che stiamo considerando, allora la pianificazione all'indietro potrebbe essere conveniente quindi è stata molto studiata la pianificazione all'indietro in inglese Mensa, End, Analysis dove End sono gli stati in cui si, eh, si, si termina e Mensa sono gli operatori che abbiamo a disposizione per andare a finire in questi, in questi stati e la pianificazione all'indietro dicevo, eh, sembra eh, interessante allora eh, noi adesso vediamo un'implementazione un in prologue di pianificazione all'indietro. L'idea base eh, che andremo a vedere è questa qui. Eh, sostanzialmente eh, scomponiamo il piano in, in tre parti: una parte generica centrale che sarà l'azione che dobbiamo andare a cercare, un prepiano e un postpiano. Av av avremo sostanzialmente questo, che eh, nello stato finale tutti i goals che avevamo, eh, dovevamo soddisfare saranno soddisfatti. E, qui e questo sarà sostanzialmente il test che saremo arrivati al termine della nostra sintesi. Se tutti i goals sono veri nello stato corrente, allora in pratica eh, quello stato corrente sarebbe lo stato finale. E, altrimenti eh, che cosa facciamo all'interno dei goals ne se selezioniamo uno che non si è ancora soddisfatto questo è il goal che selezioniamo all'interno dei goal che dobbiamo soddisfare attenzione ne selezioniamo uno ho messo in evidenza il fatto che ne se selezioniamo uno dopo spiego perché e dobbiamo cercare un'azione che aggiunga quel goal allo stato corrente, cioè un'azione che soddisfi quel goal. <coughs> cioè in pratica un'azione che ce l'avrà quel goal nella sua head list. Trovata questa azione bisogna eh, che le precondizioni dell'azione siano soddisfatte e quindi eh, mh, do dobbiamo abilitare l'azione soddisfacendo le precondizioni de 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 dell'azione stessa. A partire, da dove? a partire dallo stato iniziale, cioè in pratica, trovata l'azione che soddisfa il goal, eh, dobbiamo concepire un prepiano che, da, muovendosi dallo stato iniziale, eh, soddisferà eh, andrà a finire in uno stato, mh, mh, stato intermedio 1 in cui le eh, precondizioni dell'azione sono soddisfatte, in modo tale che l'azione possa essere abilitata e quel goal possa essere eh, soddisfatto. Dopodiché dobbiamo concepire un post piano che vada a soddisfare i restanti goals eh, che eh, stanno in goals cioè quelli che mh, i goals che dobbiamo ancora soddisfare i goals originari meno il goal che abbiamo appena soddisfatto quindi eh, le, il, il, il programma che stiamo per vedere è un po' articolato a questa, a questa concezione e eh, eh, e lo andiamo subito a vedere. Rimuovi x da y. E... Compiliamo. Lo lanciamo, eccolo lì. L'avevo già lanciato poco fa. E, e vediamo che effettivamente mh, fa quello che deve fare. Fa il piano in se mosse, toglie C da A, mette C sul tavolo, prende B, poggia B su C, eh, prende A e poggia A su B. E quindi così consegue eh, il gol. Vediamo che trova il Piano più corto che un, un piano in sei mosse. vediamo adesso invece il nuovo pianificatore all'indietro con gli stessi operatori. Eh, gli, oper gli operatori sono gli stessi, e prima piano in tre parti con la band un prepiano, un post piano. In mezzo all'azione, il piano sarà scomposto in tre parti: l'azione che dobbiamo cercare, è quella che soddisfa il goal, o il prepiano e un post-piano. E con questo predicato qui andiamo a selezionare l'azione, dandogli lo stato corrente, i goals che deve soddisfare, e selezioniamo l'azione andando a prendere le precondizioni dell'azione, la sua add list, la sua delete right list. Dopodiché lanciamo ricorsivamente piano. A, a partire dallo stato iniziale per andare a soddisfare le precondizioni di questa azione, concependo così il prepiano, e ci porteremo nello stato intermedio 1. A questo punto dallo stato intermedio 1 applicheremo l'azione <coughs> e cioè quindi applicheremo le trasformazioni di quell'azione, eh, cioè eh, elencate nella delete list le cose che dovremo togliere e nella add list le cose che dovremo aggiungere portandoci quindi in mid-state 2, nello stato intermedio 2, a questo punto di nuovo a, faremo partire una ricorsione su questo stesso predicato e da, a partire dal mid-state 2 daremo i goals che devono ancora essere soddisfatti e, e, e produrremo un post-piano portandoci nel, nello stato finale. Seleziona, che è questo predicato qui, quello che va a selezionare il, il goal e l'azione per compiere quel goal, va a prendere un goal all'interno dei goals. Verifica che questo goal non sia già verificato nello stato, quindi non è già eh, vero. A questo punto, seleziona un operatore. Come dicevo nella slide precedente, seleziona un operatore e ehm, l'operatore è selezionato in maniera tale che nella sua agilist list abbia il goal, quel goal che era stato selezionato precedente. In pratica selezioniamo un goal da soddisfare, che non sia già soddisfatto allo in stato iniziale, cerchiamo un'azione che abbia quel goal nell'agilist list. E quindi avviamo la ricorsione eh, cercando di eh, trovare un piano che abiliti le precondizioni dell'azione stessa. Gli passiamo le precondizioni. A questo punto l'azione potrà essere applicata e l'applica in pratica cons 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 consisterà nel dallo stato corrente eliminare tutti i predicati ground che stanno nella direct list dell'azione che li abbiamo passato. E così arriveremo in uno, in uno stato intermedio niente con quello di prima, uno stadio intermedio in questo predicato a cui poi andremo ad aggiungere l'add list per produrre il nuovo stato quindi questa sarà l'azione sostanzialmente che ci farà passare da 1 a 2. e va bene tutti i operatori sono gli stessi sotto insieme andiamo a compilare e il piano ci produce, il pianificatore ci produce un piano di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passi. Attenzione, io avevo qui messo prima questo predicato append, piano, eh, underscore, underscore, che eh, mi serviva eh, per concepire un piano d'azione che fosse all'inizio pensato solo di una, eh, di un'azione, successivamente di due azioni o di tre azioni o di quattro azioni e così via, perché se noi lanciamo... Append come è lanciato lì e se ci ricordiamo un po' come è fatto l'append, vediamo che la prima soluzione che ci dà è la, è la, è la soluzione vuota, e quindi staremo cercando un piano vuoto. Per il soddisfacimento, ci dà una soluzione che ha un, una lista che, ci dà, che ha un solo elemento, quindi un piano che ha una sola azione oppure un piano che ha due azioni, oppure un piano che ha tre azioni, oppure un piano che ha quattro azioni, e così via. In pratica qu con, questo, con quel predicato lì andiamo a forzare un comportamento al nostro pianificatore eh, sul modello dell'iterato deepening. Eh, sarà una ricerca a profondità eh, sempre maggiore e quindi eh, dovrebbe sicuramente, ci troverà per primo il, pian il piano più breve. Perché prima tenterà eh, i piani che sono vuoti, poi tenterà i piani di un'azione sola, poi i piani di due azioni e così via, come abbiamo appena visto. E quindi e cioè, e, emuleremo così una. Implementeremo così una Eye deep Search. Eh, e quindi eh, emuleremo una Bread First. Eh, eh, e quindi il primo eh, piano che verrà restituito sarà il piano più breve. Ora, qui. Il primo piano che ha restituito è un piano con 10 passi. E andiamoli a vedere. Toglieci da A, questo ce lo aspettavamo, metteci sul tavolo, poi prende A e lo mette su B, è cosa che non doveva fare. E poi infatti si pente, toglie A da B e lo rimette sul tavolo. E quindi ha fatto tutto un giro che non serviva a niente. Poi prende B e lo mette su C, poi prende A e lo mette su B, e ha fatto tutto un giro, questo qui, <coughs> che non è servito a niente. Ma siccome abbiamo questa, questo controllo qui, sicuramente eh, questo pianificatore non ha potuto fare a meno di fare quel giro. Cioè, voglio dire, è un pianificatore questo qui incompleto. È un pianificatore che non è in grado di trovare il piano più breve di tutti, in particolare, quello che comporta un numero minimo di azioni. Come mai? Allora, il problema viene da molto lontano, nel senso che è un problema conosciuto già da tempo, <coughs> è un problema che il nostro pianificatore avanti in avanti non aveva, tant'è che l'aveva trovato il piano più breve di tutti, e quindi vi invito ad andare a rivedere il pianificatore. Che abbiamo visto poco fa e anche nella precedente unità di dati, è capire perché non soffre di questo problema. Il problema in questione si chiama, è un problema noto, è un problema che hanno tutti i pianificatori, come il MINSEND Analytics, come il Planner che abbiamo appena visto, che non sono interallacciati. Pianificatore non interallacciati. Cioè, Che cosa sono i pianificatori interallacciati? Pianificatori non interrallacciati sono pianificatori che quando hanno due gol da soddisfare, come era nel nostro esempio, perché avevamo due gol da soddisfare, mettere A sopra B e poi B sopra C, eh, che cosa fanno? Eh, e poi passano al secondo. Ora, nel nostro caso... <coughs> Questa era questa sostanzialmente la sessione di partenza, eh, mettere c, dobbiamo mettere dobbiamo mettere A su B e B su C, però, eh, se prendiamo come primo gol quello di mettere eh, eh, A su B, eh, dobbiamo liberare A e quindi dobbiamo mettere C per terra e poi la prima cosa che facciamo è mettiamo A su B. A quel punto, però per mettere B su c, il gol di mettere A su B lo dobbiamo distruggere e quindi in pratica eh, seguendo l'indicazione di soddisfare un gol alla volta facciamo del percorso in più e questo è vero anche se, se invertiamo l'ordine dei gol perché se prendiamo come primo gol il gol di mettere eh, B su C eh, le, la, il, il, la situazione intermedia in cui si va a creare è quella di mettere B su, in, immediatamente su C e quindi abbiamo questa situazione dove si vede di nuovo che per poter poi mettere A su B dobbiamo distruggere il gol che abbiamo appena raggiunto e cioè il pianificatore che agisce in maniera miope in maniera si fissa in qualche maniera su un gol alla volta non è in grado di concepire delle azioni che eh, sono indipendenti dal singolo gol e eh, che in qualche maniera eh, vanno a cercare le, le, la migliore azione da compiere in quel contesto, eh, svincolandosi dal fatto che debba eh, eh, per forza eh, soddisfare un gol piuttosto che un altro, e quello si chiama pianificatore interallacciato, interleaved. Eh, se un pianificatore non è, in, non è interleaved, cioè non concepisce azioni interleaved. E quindi passare da un gol all'altro senza fissarsi eh, solo su un gol, eh, il pianificatore in questione diventa incompleto. E quindi, eh, il pianificatore che abbiamo appena visto: sì, è vero che implementa una strategia all'indietro e che dovrebbe, in qualche maniera, in molti casi, consentire di avere una migliore efficienza perché il branching factor probabilmente sarà migliore. Però risulta essere incompleto. Quindi eh, vi suggerisco adesso di fare il trace di questo pianificatore, eh, di guardarlo con calma e di replicarlo, di fare il trace. Fare il trace arriva a un piano che abbia sei azioni. Nel, nel carnet eh, per renderci conto che quelle sezioni, eh, fra quelle sezioni, non ci sono le sezioni che eh, soddisfavano il nostro, il nostro problema, che erano quelle che invece il pianificatore in avanti trovava. Il pianificatore in avanti, vi do una segnalazione: in pratica, in realtà, non, non cercava un goal da soddisfare, ma cercava un operatore lo applicava e poi andava semplicemente a vedere se per caso aveva soddisfatto questo operatore tutti i gol che c'erano da soddisfare. Invece il pianificatore all'indietro va a selezionare un gol e lo seleziona qui, prende un, un gol che non sia già soddisfatto e poi anche un operatore che sia in grado di soddisfare quel gol. Però da quel momento in poi lui continuerà a cercare di soddisfare quel gol e quindi ehm, eh, introdurrà quell'elemento di, di incompletezza ehm, descritto dalla anomalia di Sussman quindi il means analysis è più efficiente però se non operiamo dei fattori di correzione eh, che saranno oggetto della prossima unità didattica il pianificatore all'indietro, il means and planners, risulta incompleto